Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi finalmente sono pronto a presentare la Elvi Storm Vision 4.1, maschera per saldatura autoscurante con tanto di apparecchio per l'estrazione dell'aria pulita in modo tale che il saldatore non rimanga intossicato dai fumi di saldatura. Oggi sono in presenza di Gian Robertigno che ci proporrà la sua presenza per riuscire a spiegare al meglio questo tipo di maschera. La maschera è una Elvi, marchio storico della saldatura italiana, presente in provincia di Vicenza, così come in questa rivendita che siamo noi, Tecnista. Puoi trovare tra l'altro i loro prodotti sul nostro sito tecnista.it e mi raccomando anche di schiacciare il pulsante like, mi piace, di condividere se potete questo video e soprattutto di iscrivervi al canale o nella nostra pagina nel caso in cui siate su Instagram, Facebook o LinkedIn. Ora, parliamo di questa maschera prima di tutto. La maschera è un autooscurante, significa che si oscura automaticamente non appena capta una sorgente luminosa, come può essere nel nostro caso l'arco di saldatura. È possibile modificare l'oscuramento? Certamente. L'oscuramento viene dato come più alto nel caso in cui io stia saldando con correnti molto alte, può capitare ad esempio con elettrodo o con il filo, ma stiamo parlando di industria, di carpenteria pesante in quel caso. Oppure posso anche utilizzarla con gradi di oscuramento leggermente più bassi per processo TIG oppure filo su spessori sottili o elettrodo su spessori sottili. Quindi dal 9 per il TIG fino al 13 su elettrodo o MIG su spessori molto grossi, quindi con correnti alte. Può però anche essere utilizzata col grado di oscuramento 5, 6, 7, 8. Che servono appunto per il cannello, taglio o riscaldo semplicemente, fino ad andare al plasma, che serve solo per tagliare, ma utilizza corrente elettrica in quel caso. Può essere anche utilizzata col livello grind, smerigliatura. Se non voglio che la maschera si oscuri e voglio proteggermi il volto, posso utilizzarla mentre sto smerigliando. Lei non si spegne. Anche se io provoco effettivamente delle scintille e io intanto rimango protetto. Qui fuori, comunque, la lastrina è di un materiale plastico. Sì, potrebbe darsi che un po' si rovina, ma ha un costo talmente basso che posso anche permettermi di farlo. La maschera di per sé, come vedete, viene anche adibita con una specie di cuffia che riesce a coprire fino al mento del saldatore. Voi vedete che Gian Gigno è coperto quindi non solo sulla parte del collo, ma anche dietro, grazie appunto, adesso glielo posso togliere, grazie a questa cuffia che riesce a dare una copertura veramente ampia. È collegata a questo tubo che è anch'esso collegato all'apparecchio di estrazione dell'aria. Questo come funziona? Lui estrae l'aria pura direttamente dall'aria circostante. E voi dite, ma com'è possibile? Scusami, hai detto che c'erano dei fumi di saldatura nell'aria, è vero, ma al suo interno c'è un filtro polveri, che dico subito, si può cambiare naturalmente nel momento in cui si consuma, e questo filtro polveri può prelevare l'aria che circola nell'ambiente. Filtrare le polveri con questo filtro P3 che ha un 99,7% di efficienza e quindi convogliare tutta l'aria all'interno della nostra cuffia dentro lo schermo da saldatura. Questa ha una batteria che si trova qua sotto e viene naturalmente inclusa insieme a tutto il pacchetto che potrete trovare sul nostro sito tecnista.it e come si fa per utilizzarla? Bisogna semplicemente accenderla, si carica. E dopodiché possiamo utilizzare due livelli di ventilazione.
Livello 1, siamo a 170 litri per minuto, quindi già abbastanza sostenuto, ma io posso scegliere anche di aumentare nel caso in cui mi trovassi nella situazione A di avere molto caldo, come in estate, oppure B nel caso in cui io stessi facendo movimenti molto ripetitivi, molto oddio, oppure semplicemente se sto faticando, allora a quel punto ho bisogno di più aria e quindi posso decidere di aumentare la velocità dell'aria fino a 210 litri per minuto erogati. Infatti sentite che c'è ancora maggior potenza. Poi, non l'ho detto, ho anche questo questo oggetto che viene dato incluso con tutta la maschera, che posso utilizzare. Vedete che ha una pallina all'interno, semplicemente tolgo questo tubo, lo inserisco e se la pallina arriva a metà almeno siamo tranquilli, perché abbiamo, vuol dire che abbiamo un filtro che sta ancora funzionando e riesce a farmi passare l'aria di cui ho bisogno. Se invece la pallina rimane sul basso o addirittura non si muove, vuol dire che il filtro è da cambiare. Per spegnere basta tenere premuto, molto semplice. Non ho detto ancora una cosa importantissima su questa maschera, che può captare correnti anche molto basse, quelle che si userebbero solitamente nel caso di TIG ACDC. Addirittura può captare una corrente di saldatura a 2 A, che è veramente poco. Inoltre, non l'ho detto, ma ha una classe ottica 1111, che è una classe ottica massima. Significa che non c'è deformazione dell'immagine, significa che non ci sono punti con offuscamenti, significa anche che non ci sono punti più oscurati di altri, ma l'oscuramento è uniforme. Quindi sono tutte dei test che hanno effettuato e che sono regolamentati dalla legge. Quindi quando uno vuole fare delle comparazioni tra maschere, questo è il test giusto da fare, la classe ottica, e come ho detto questa è massima. La maschera quindi viene data sul nostro sito tecnista.it, ma potete anche chiamare me o altre persone qua dello staff di Tecnista, potete chiamarci 0431 621 270 oppure su WhatsApp al 348 60 18421. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, probabilmente non ho detto alcune cose, ma per esempio l'ampiezza visiva di questa maschera, che è quasi 100x60 circa millimetri, ma se avete domande naturalmente potete farsele, siamo qua a disposizione. Io vi saluto e ciao!